Questo è molto recente. Molti di voi hanno visto la partita, ma per chi non ha visto la partita, avete dubbi su questo che sia rigore o avete dubbi che abbia preso il pallone? Facile con il replay, io parlo al primo l'arbitro, cioè il primo. Ora tutti a guardare il replay, è facile. Al primo, io ero in televisione e ho detto palla, che è quello che ha fatto Mariani in questo caso, palla. Poi si accende una mischia, l'arbitro controlla, si prende cura di loro che non vadano oltre, fortunatamente non vanno oltre e non deve intervenire. Nel frattempo lui ha un obiettivo solo, aspettare il check dal VAR e capire se la sua decisione è corretta o meno. Con queste immagini si fa fatica a capirlo. Qui si comincia a capire qualcosa di più, perché il pallone sembra non toccare il giocatore del Milan. Lui sta aspettando, e quello che mi piace tanto qua dell'arbitro in questo momento è la freddezza e la tranquillità che ha, cioè non è assolutamente preoccupato del fatto che qualcuno gli possa cambiare la propria decisione, ma con molta serenità. Sta solo capendo se quello che ha visto, per quello che poteva vedere, e secondo me quello che poteva vedere è quello che ha fatto, perché lui si è fatto condizionare giustamente dal pallone. L'arbitro in area di rigore deve seguire il pallone, non deve seguire altre cose. E il pallone cambia radicalmente direzione. Quindi lui da arbitro fa esattamente quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ma dal momento che hai un VAR fuori, che adesso vi farò vedere l'immagine che dimostra, purtroppo non posso anticiparlo. Eccolo, gesto, velocità, perché l'obiettivo principale dell'arbitro qui non è perdere tempo, ma andare al monitor, vedere la decisione e tornare a prendere la decisione. Con questa immagine Mariano non l'ha mai avuta. Guardate bene, qui il pallone lo tocca quello del Napoli, perché è sgambettato da quello del Milan. E siccome questa decisione è fallo, chiaro, in televisione, lui giustamente concede rigore. Risultato? Problemi? Zero. E qui l'arbitro ha semplicemente fatto quello che gli ha proposto un VAR correttamente. Non è che noi a Mariani abbiamo detto, ah, ora non arbitri più seriale. Io gli ho chiamato, anzi, ho mandato un messaggio alla partita, bravissimo, tanto per essere chiari. Perché non è che qui si sia inventato le cose o abbia screditato la sua immagine, ha semplicemente dato una cosa che in campo aveva visto in maniera diversa. Ve ne faccio vedere un altro.